fuori, al freddo, niente di che allora praticamente. Io pensavo peggio. Come state? Tutto a posto? Serve aiuto! No. Siamo sfigati. Alzatelo, gli serve aria. Oh, che scopriamo? Che cosa scopriamo? Riprendi fiato, soldato. Assomiglia a quello che... del Trono di Spade, ragazzi. Jon Snow, è lui, eh. Quanti siete in tutto? È lui il protagonista. È la nave che abbiamo appena Cioè, distrutto. non il protagonista che guido io, ma non mi sa che penso che sia il Ai cattivo. miei serve un medico. Ti preoccupi per i tuoi uomini. Certo. No, perché devi ucciderlo? La Uccidilo. preoccupazione offusca il giudizio. È per questo che non vincerete mai. Vediamo alla fine poi Questo come andrà a posto finire, se vinceremo oppure no questa battaglia. O non è addirittura la più guerra. vostro. È un pezzo di merda, lo sai? Ma Uccidetemi. E non sprecate proiettili. siamo sfigati. Siamo veramente sfigati. Ci salveremo mai? Cos'è, Raya? Non lo sappiamo. Non ci siamo Il salvati, siamo visore ha morti. smesso di trasmettere. Nessun contatto in 18 ore. Il SET DEF non ha richiesto nulla. Il Settlement Defense Front non richiede niente. Si è preso il nostro pianeta. Ha giustiziato tre uomini e ha abbattuto un pilota. Si I sente nostri leggermente dovevano male. acquisire armi segrete in una struttura dismessa. Quella struttura è top secret, ammiraglio. Che ci faceva il SET DEF in quello spazio aereo? In base agli accordi, tutte le nazioni hanno accesso illimitato. Signore, l'obiettivo richiedeva una Mi sa che squadra c'ho un completa, bug non audio. solo quattro uomini. Tenente Reyes, le consiglio di moderare i toni in questa sede e di cambiare atteggiamento. Signor sì. Chi altri ne ha il corrente? Al momento solo il comando aereo congiunto e lei. Lo sa che questo è un atto di guerra, ammiraglio. Dovremmo essere là fuori in pattuglia, non qua giù a festeggiare. Se dovesse scendere, la flotta SDF sarà battuta dagli ATIS. Quindi ce ne stiamo con le mani in mano a goderci la nostra bella parata. Tenente Reyes, non mi fraintenda. Il mio istinto, che le assicuro è allineato con il suo, mi dice che dovremmo contrattaccare. Perché non lo facciamo? Quelli sono politici, Reyes. Brucerebbero qualsiasi bandiera pur di restare al calduccio nelle loro case. Quella gente se la fa sotto dalla paura alla semplice idea di lanciare un'offensiva. Senza una guerra, i guerrieri non comandano. Potremmo arrivare troppo tardi, signore. Esitare uguale buco nella testa, ce lo ripeteva di continuo all'Accademia. Capite il problema e risolvetelo. Ha sempre imparato in fretta, tenente. Lo Stratcom sa delle nostre preoccupazioni. Ora come ora l'uso della forza non è neppure considerato come un'opzione. Sono le leggi della guerra, figliolo. Grazie per l'aggiornamento, signore. Ammiraglio, E3N in posizione sul tetto. Grazie, sottufficiale. Che significa E3N? Vada a vedere lei stesso. Resterà a bocca aperta. Può andare. Quanti? Quattro uccisi. Europa? Sì, il fronte era già lì. Ha saccheggiato la struttura e ucciso la squadra. Figli di puttana. Questa cosa è assurda. Dovremmo essere di pattuglia con i Jekyll. Lo pensa anche l'ammiraglia. Il capitano Holder lo sa? Negativo.
Oggi la Retribution non è una nave da guerra, fa solo scena. L'intera flotta è qui a Ginevra. Non mi piace. Lo facciamo ogni anno, Salt. Beh, non perdiamoci la festa. Dopo di lei, tenente. Molte grazie. Dai, prendiamo la via panoramica. E prendiamo sta via panoramica. Ragazzi, spero che il problema dell'audio sia risolto. No. Pace ai caduti. Apriamo la porta. Premiamo la F. E andiamo a sta parata. Figa. Fantastica, ragazzi. Aspetta, signori, voglio vedere un attimo la parata. Se è una parata che non si può vedere, che parata è? Bellissimo. Veramente bello, ragazzi. Stupendo. Che grafica. È finita la parata. Eccola, la Retribution. Casa, dolce casa. Andiamo sulla Retribution, vai, Salter. Non saltare troppo, eh. Occhio. Chi lo dici? Reins ha parlato di un certo E3N. Mai sentito? Sì, che cos'è? Il nostro Rayman a 4 stelle sta sempre a stupirci. Volerà alla cerimonia insieme a noi. E vedi di non chiamarlo così. E come dove... Come dovrebbe chiamarlo, Salter? Questa parte, tenente. Grazie. Io sono con lei, eh. La divisa ha i suoi vantaggi. Abbiamo un buco. Ciao, arrivederci. Guardate, bellissimo, bellissima. La gente piace questa roba. Pubbliche reazioni, Reyes. È solo propaganda. Abbiamo perso 4 uomini e siamo qui a festeggiare. Abbiamo le mani legate. Per oggi rilassati, è un ordine. Non puoi darmi ordini, abbiamo lo stesso grado. Hai vinto tu, tenente? È atterrato un bellissimo aereo. Vabbè, andiamo dentro. Salter, aspettami. Non saltare troppo. Perché devo aprire io? Ti si rompe l'unghia, ti si rompe, non lo so. Uè, fratello, occhio. Credo sia il nostro E3N. Affermativo. Sottufficiale di prima classe, E3N. Androide tattico, terza revisione. Un nome altisonante. Davvero? Chiamami Ethan. Quali sono i tuoi ordini? Assegnato alla Retribution. Ah, grazie. Sei fatto per combattere? Sì, tenente. E per uccidere. Sembri uno che ci sa fare con le armi. Così però mi metti in imbarazzo. Lo sai, wow, Ethan, addirittura. Fai sentire vecchio. Benvenuto, ammiraglio. Bene, ora ci conosciamo tutti. Ma ce la potremo io? Possiamo decollare. Andiamo, frate. Dobbiamo per forza decollare col posto aperto. Ricevuto, EV6 Vengeance, Top Cat a bordo, arriviamo. Ricevuto 6, Vengeance in attesa. È riuscito a tenere Ethan ben nascosto, ammiraglio. Holder lo sapeva, è il primo modello, avanzatissimo. Lo sveleremo alla cerimonia di oggi. Ho un po' di panico da palco. Provi sentimenti, Ethan? Sì, tenente, proprio così. Ho il cervello di un contadino umano. Cazzo, dici sul serio? No, per niente. La fregata, tenente. Non è vero. Oggi gli Otis fanno gli straordinari, ammiraglio? Per forza, tenente. Mai abbassare la guardia. Conosci quei sistemi di contraerea, Ethan? Proteggono la Terra. Letali.
Vengeance qui, Raven 6, in fase di approccio finale. Ricevuto 6, Vengeance in attesa. Ammiraglio? Che c'è, Ethan? I cannoni Atis sembrano puntare alla nostra flotta. Attenzione! No, no, non è che sembrano, ci stanno proprio sparando. Atterraggio è un po' grossolano, insomma. Signore! Sta bene! Sta succedendo un massacro. Sta succedendo un massacro. La vuoi smettere? Di sparare? Ti ringrazio. Presto, dobbiamo andare! Il set usa i nostri Atis per abbattere la flotta. Dobbiamo andare alla torre e riprendere il controllo dei cannoni. Niente da fare. Davanti a noi. Bersaglio, dietro quelle casse. Ore 12. Sì, ci sono. Ore 11. Ma c'è un sacco di gente. Altri bersagli! Attraverso la strada! Altri bersagli! Datemi una mano però! Li sto ammazzando tutti io! Ore 1, ore 2, ore 3. Copritemi! Robot! A ovest! Salgo, andiamo secondo piano! Ok, con te, Reyes. Bravo, datemi una mano, datemi una mano. Contatto nemico! A ovest! Niente da fare! Copritemi! Libero! Via libera! Libero? Libero! Avanti! Fammi vedere, questo è un bel fucilozzo. Abbiamo la pistola, prendiamo questo, eh! Ricevuto! I disastri sono successi qua dentro. Scar, qui 1-1. Comunque le ambientazioni fatti veramente bene. Hanno capito le comunicazioni. SDF in rotta verso la torre. Schierano le truppe. Cioè, ci stanno proprio massacrando. I cannoni Atis, ora importa solo questo. Così non va. Ci servono armi anti-uomo.